problema. Discutevamo della proclamazione del Regno d'Italia. No, stiamo discutendo un altro discorso. Stiamo discutendo un discorso, sì, che è quell'unificazione. Qui che vado a prendere il treppiede. L'unificazione europea. Allora, l'unificazione europea è avvenuta nel momento in cui si è preso atto che l'Europa non poteva essere più fatta di paesi disgiunti l'uno dall'altro, con una continua conflittualità interna, e per cui è nata l'idea di unificazione europea. Io lo scrissi e lo dissi negli anni 50, facendo il parallelo con l'Italia. Cos'era l'Italia prima dell'unificazione, avvenuta grazie agli intrighi piemontesi, eccetera? Era un paese dove il commerciante, il ceto medio, per andare da Torino a Roma doveva fermarsi un'infinità di volte, pagare il dazio e presentare i documenti alle forze doganali, eccetera. Come in Germania. È questa la percezione del concetto di unità. Tant'è vero che poi cos'è la cosa più importante che fu fatta, la leggeremo, poi ci sono dei documenti interessanti, fu fatta in Italia, la nascita delle ferrovie, che vedi caso viene a coincidere con la nascita delle ferrovie negli Stati Uniti. Tant'è vero che si dice che l'unificazione degli Stati Uniti è avvenuta grazie alle ferrovie. Si dice anche che il Nord ha vinto grazie alle ferrovie contro il Sud. Certo. Non solo i sudisti erano male armati ed erano, dico io, anche male comandati, perché si parla tanto di un certo qual generale sudista lì. Esattamente, ma quel generale lì mandava i suoi uomini allo sbaraglio con la massima tranquillità. E la morte di tutti questi poveracci è stata la base della sconfitta del Sud, se no il Sud non cedeva. Lì dobbiamo entrare su altre questioni. Gli Stati Uniti sono nati, e lo sterminio dei Pelle Rossa c'è stato semplicemente perché, e l'abbiamo detto più di una volta, ti ricordi, sulle ferrovie, perché i ferrovieri statunitensi si sono trasformati tutti in grandi finanzieri, erano loro signori. Se non sai queste interconnessioni. C'erano già delle banche private piccole che poi sono diventate grandi con lo sfruttamento della tratta, dell'attraversamento da est a ovest. Da est a ovest. E conseguente strage di bufali, di bisonti, per favorire la strage dei Pelle Rossa. E stesso discorso lo possiamo dire qui. Non è più possibile pensare ad un'Europa disunita quando noi sappiamo che tu prendi un aereo a Roma e un'ora dopo stai a Stoccolma. Non ha senso. È una questione di percezione. Lui lo sa perché ci va spesso. Ogni tanto ci va. Una volta. Ogni tanto ci andava perché c'ha un genero che abita. Che abita, lavora. E lavora a Stoccolma. Lavora in un importantissimo ospedale, anzi dice il più importante, uno dei più importanti ospedali del mondo. Senti, spengo un attimo. Che mi permette. Spengo un attimo, chiudi e poi riattacchiamo. No, chiudi, fai una chiusura. Eh sì, e che mi permette di avere delle informazioni reali sulla situazione vera e non sulle menzogne che fanno qui in Italia. Seguiamo voi.